Premier Silvio Berlusconi ha scelto di fare un gesto significativo nei confronti di Maria De Filippi, vera punta di diamante per Mediaset. Ritenere Maria e Filippi una sorta di re Mida della TV non è certamente eccessivo. Praticamente tutto quello che tocca, esattamente come il celebre personaggio, si trasforma in oro, ovviamente in successo. I suoi programmi vanno in onda ormai da anni e Mediaset non ha certamente intenzione di eliminarli dal palinsesto, ben sapendo come sia difficile raggiungere punte del 25-30% di share in un periodo in cui si deve avere a che fare con la concorrenza di pay TV e piattaforme in streaming. Non a caso, Queen Mary, come la chiamano i suoi fan, sarà costretta a fare la stacanovista anche nella nuova stagione che sta per iniziare. Chi la conosce bene però sa anche come lei ami il suo lavoro, da cui non si distacca del tutto nemmeno quando è in vacanza, anzi dedicarsi a questo si è rivelato terapeutico dopo la morte del suo grande amore, Maurizio Costanzo. Il grande progetto di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi. Anche nella nuova stagione TV Maria De Filippi sarà la punta di diamante di Mediaset. Confermati infatti tutti i suoi programmi, ovvero Tu sì che vales, sono già iniziate le registrazioni, Uomini e donne, Amici e C'è posta per te, a cui si aggiungeranno anche due importanti novità, se questi non fossero stati già sufficienti. A settembre, infatti, vedremo una nuova edizione di Temptation Island, di cui lei è la produttrice, ma che lei ama curare nei minimi dettagli come da sua consuetudine. A questo si aggiungerà però un progetto nuovo di Zecca, a cui Pier Silvio Berlusconi tiene in modo particolare, nato nel corso di uno dei tanti colloqui che i due hanno periodicamente. Si tratta di una sorta di celebrazione di amici per sottolineare quanto il talent show si sia rivelato nel corso degli anni un trampolino di lancio per tanti ragazzi che sono oggi dei talenti affermati. A curare il format, che sarà realizzato a Roma, sarà la società di produzione della conduttrice, Fascino, in collaborazione con Verissimo, con la conduzione di Silvia Toffanin, in onda in due prime serate. In autunno Canale 5 manderà in onda delle serate speciali con il titolo Amici Verissimo che dice tutto, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. Maria De Filippi e Silvia Toffanin faranno insieme queste serate con l'intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici. Questa scelta per l'amministratore delegato Mediaset è anche un modo per rendere omaggio alla conduttrice, che ha lanciato tantissimi cantanti, Angelina Mango, reduce dalla vittoria a Sanremo, è solo una delle ultime. Maria sta scrivendo l'ultimo pezzo della musica moderna italiana. Penso che bisognerebbe celebrarla, ha detto ancora Berlusconi. Maria si è detta d'accordo con me, ha sottolineato che sarebbe bello anche per i suoi talenti, ma che naturalmente non poteva celebrarli lei, così a lei è venuta l'idea di coinvolgere Silvia Toffanin. Le serate sono due, ma spero in tre.